Ciao a tutti, sono Radio Games. Oggi continuiamo con The Sims. Ok, Paolo sta dormendo, vediamo. C'è un'altra sirena, mi sa. No, è qui. Ma se si incontrano due sirene, succede niente, eh? Mi sa niente. Ok. Presentazione amichevole, vediamo. Oddio, è proprio una sirena questa. Noi c'è perché abbiamo preso, però questa è una sirena, guardate la faccia. Basta che non ci fa del male. È proprio una sirena, cacchio. Che poi si può anche creare una sirena volendo. Se spruzzo mi uccide, vero? O magari non mi fa niente. Oh, che sei divertita, va bene. Madonna mia, che occhio, a me fa un po' paura. Sirena. Bacio della sirena. Invoca una minaccia marina. Ninna nanna della sirena. Vediamo, ninna. Domani ninna nanna incantatrice, vediamo. C'è Tritone. C'è nessuno nota che ci sono le sirene qua. Tutte sirene sono. Oddio, che musica. Canti pure bene, cacchio. Invoca una minaccia marina, vediamo un po'. Oddio. Ma canta solo basso o invoca veramente una minaccia marina? Boh, vabbè. Mi aspettavo che arrivava uno squalo o qualcosa del genere, invece niente, va bene. È tipo normale perché si vede, ha preso il frutto. Ma tutti hanno preso il frutto. Questa invece è una sirena vera. Quindi basta, è diventata una sirena e basta. Sì, ma anche a Paolo lo farò diventare così. Cioè, abbiamo la comodità, perché devo stare lì a impazzire a cercare l'alga sirenica. Cioè, sinceramente anche no. Cioè, ci sono 50.000 sirene e nessuno li vede. Cioè, questo non vede neanche che ci sono le sirene. Paolo, come stai? Ah, un po' meglio. Dai, mangia e ti faccio diventare un tritone. Altre scelte? Allora, aspetta, se non sbaglio c'era il piatto qua, se non è già... No, è andato male! L'ho scordato fuori. Ma vuoi mangiare, sì o no? Ah, finalmente. Dai che ora ti faccio divertire, dai. Tu intanto mangia che io intanto acquisto l'alga sirenica, così diventi anche tu. Ma poi sembra un limone. Boh, vabbè. Il tuo saldo punti? Sì, vabbè, tanto che cacchio vuoi fare con le altre cose. Meno male che hanno messo questo, figuratevi se dovevo cercare l'alga io, buonanotte proprio. Allora, andiamo nell'inventario poi. Eccolo qua. E mangia alga sirenica, va bene. Ma la vedi dov'è? Niente, ormai sta sempre in acqua, perché secondo me prendendo l'alga sirenica e vuoi stare sempre in acqua, ecco. E poi nuota qui. Forza. Basta con sta insalata. Ok. È buono, fa cagare, tanto per sapere. Ecco, hai visto che ti senti energico? Va bene, vai a nuotare, forza. Guarda Veri come si sta divertendo. Aspetta, dove sei però? Ma lui addirittura è già fuori, è diventato un tritone. Cioè, fuori dall'acqua. No, vabbè. Puzzi? Che? Ah,
Cioè, praticamente già fuori, uscendo, è uscito fuori casa già. Ma diventa sirena davanti a Saku. Cioè, si diventa tritone davanti a me. E lei non se n'è neanche accorta, bene. Vedi, vai qua. Anzi, chiacchiera con lui. Dai, chiacchierate. Ok, ultimamente non vi ho fatti stare insieme, quindi. Sirena, bacia una sirena, dai. Vediamo un po'. Ok. Invoca una minaccia marina, però non succede niente. No, no, è sirena. Vediamo un po'. Ma cosa sta facendo? La mia sim sta bene. Ma chi è che ha lasciato? Ho lasciato. Veri, non si lasciano le cose nel mare. Molto tesa perché entità degli abissi si nasconde in attesa dell'abisso, giace con pazienza sui fondali marini, aspettando qualcosa che placchi la sua fame. E ha appena afferrato Veri a una gamba. Le conviene uscire dall'acqua finché ci sono delle sirene intorno. Ah, Ninna Nanna è la sirena. Uffa, ma cos'è questo suono orribile? Canta la sirena sconvolta la mente di Veri. Ok. C'è una cosa, cioè un pesce afferrato alla gamba di Vera, allora forse perché ha invocato la minaccia marina. Boh. Ma dai. Che carino, ciao, ciao, non ti defino. Sono troppo belli i delfini, li ho schizzati. Che bello. Ok, dormi. Ora faremo così, cioè abitiamo qua per un pochettino. Poi dopo, appena riusciamo ad avere i cash... andiamo ad abitare in quella casa. Aspettate, lo sapete? Non mi ricordo quanti soldi ci vogliono per quella casa. Aspettate, non mi ricordo più. Allora, ecco, 100.000. Praticamente se mi voglio trasferire. Fondi rimasti. Ah, quindi riesco. No, vendi i mobili, ecco. Ammobiliato, sì, lascerei ammobiliato. Quindi, ragazzi, potrei trasferirmi perché avevo preso quella casa per stare, insomma, lì. Facciamo finta che abbiamo preso, ce l'abbiamo, diciamo, preso sta casa per delle vacanze. Ecco, facciamo finta così. E niente, adesso magari andiamo lì. Che lotti ci sono al lotto? Aspetto solare. Su una linea temporanea ricoglie l'energia tipica della terra fertile. Qui spesso nascono dei gemelli. No, vabbè, voglio dei gemelli. Adesso voglio dei gemelli. Allora, ragazzi, nei prossimi episodi facciamo sposare i Sim. Gli facciamo avere dei figli. È tutto. E niente, vabbè. Bene, io trasferirei la mia famiglia. Fa
Cioè facciamo finta che siamo stati lì per le vacanze, che abbiamo preso in affitto questa casetta, si può dire, certo tutti quei soldi in affitto direi proprio di no, però vabbè facciamo insomma finta che siamo stati un paio di mesi lì e che adesso ci trasferiamo qua, nella casa dei miei sogni e niente, trasferiamoci. Oddio, ci stiamo trasferendo raga. Ci siamo trasferiti raga, ora vi faccio vedere la casa, è bellissima, veramente bella. Ok, almeno per me, poi non lo so, oddio, non me la ricordavo così. Ok ragazzi, io devo finire qua, nel prossimo video vi farò vedere la casa, insomma. E niente, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.